Buongiorno Locarno, penultimo giorno di festival, ultime 48 ore, il ruggito del Pardo d'Oro è già nell'aria. Locarno Today però finisce oggi, finisce adesso, tra poco, e quindi lascio la parola al nostro direttore artistico, Giona Nazzaro, per darci le ultime traiettorie con cui attraversare il programma. Ci si chiede sovente a cosa servano i festival. I festival servono a scoprire talenti fuori dal comune e film che non dovrebbero esistere secondo le leggi della gravità del buon costume cinematografico. Rainer Sarnet è un autore fuori dai canoni. Con The Invisible Fight, Rainer Sarnet compie probabilmente la sua piroetta linguistica e formale e poetica più audace di sempre. Immaginate l'Unione Sovietica dei primi anni 70, tre ragazzi appassionati di Kung Fu e Black Sabbath e la Chiesa Ortodossa. Ammetterla così sembrerebbe un film del tutto impossibile. Nelle mani di Rainer Sarnet diventa un poema, un inno alle possibilità ancora inesplorate del cinema di oggi. Harmony Korine è uno degli autori più imprendibili e inclassificabili del cinema americano. Rivelato a Venezia nell'ambito della Settimana Internazionale della Critica con Gammo, ha continuato a seguire un percorso del tutto singolare, con film sperimentali e in bassa risoluzione come Trash Humpers o con oggetti come Spring Breakers che sono diventati dei film di culto. Harmony Korine si muove fra arti figurative, videoclip e soprattutto continua a turbare i sogni dei ben pensanti cinematografici. Il Pardo d'Onore per lui era una scelta inevitabile e siamo onorati di poterlo accogliere in Piazza Grande questa sera. Theater Camp di Molly Gordon e Nick Lieberman è uno di quei gioielli che il cinema indipendente americano sforna con una certa incostante regolarità. Si tratta di una commedia musicale ambientata in un campeggio per aspiranti attori adolescenti, una commedia musicale veramente particolare che ha conquistato il pubblico del Sundance ed è già diventato un piccolo cult movie, stasera in Piazza Grande. Shahida di Noura Niasari, che vedremo domani, è il film di chiusura di Locarno 76. È un film che osserva con grande pudore il dramma delle donne iraniane costrette ad abbandonare il loro paese per reinventarsi una vita lontana dai dettami del patriarcato di Teheran. Inizia come un dramma di Ken Loach e progressivamente diventa una sorta di thriller domestico. Shahida rivela il talento della regista Noura Niasari e saprà tenervi incollati alle poltrone. Nell'ambito di Locarno Kids presentiamo il film di un cineasta giovanissimo, un cineasta talentuoso, un cineasta che ha insegnato a tutti a fare del cinema. Stiamo parlando del Monello, The Kid di Charlie Chaplin, un film che ha più di 100 anni dalla sua prima apparizione, continua a commuovere e a divertire gli spettatori di tutte le età. Una lezione di economia cinematografica, ma soprattutto una lezione di umanità, di tenerezza e di poesia. Ci abbiamo lavorato un anno a questa edizione, più o meno a partire dal 14 agosto dell'anno scorso. Avete partecipato con affetto, calore, interesse e anche osservazioni critiche alla selezione. Avete contribuito a fare di questa Locarno 76 una delle edizioni più soddisfacenti degli ultimi anni. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto con voi. Grazie al vostro affetto, alla vostra partecipazione, al vostro amore per il cinema. Le parole non bastano per esprimere la gratitudine di veder accolto il lavoro di un anno con tanta generosità, quindi nella maniera più sobria possibile. Grazie dal profondo del cuore
e arrivederci a Locarno 77. Abbiamo quindi anche un consiglio per l'ultima giornata, per domani, per l'ultima notte di Locarno 76. Locarno Today, però, l'abbiamo detto, finisce qui, finisce oggi. Quindi buon venerdì, buon sabato, buone ultime visioni a Locarno 76 e l'appuntamento con noi è per Locarno 77.